momento sgretolò un'intera città con i suoi enormi e lunghissimi tentacoli mentre veniva verso di me per scagliare il suo attacco finale. E fu in quel momento che mi destai e sferrai il mio fendente poderoso tagliandogli la testa. Ed è così che ho ucciso il Kraken. E ora piccola, ti sembra abbastanza figo, sono ubriaco solo al 25%. Appena scendo sotto il 10 ti nebulizzo l'anima. E Chu! Adri, qui la situazione sta sfuggendo di mano. Non potevo immaginare che Chu si sarebbe ubriacato fino a perdere l'identità. Adri, ricordati perché ci hai portati qui. Per dire ad Ara che abbiamo distrutto la sua barca. E l'hai fatta ubriacare per poterglielo dire. È una precauzione per evitare che mi tagli la gola, sai, magari tutta sbronza la prende meglio. Sarà molto difficile farti perdonare. Devo ricordarti di quanto Dio sia rimasto traumatizzato dal rapimento. Buio, è tutto buio. Aiuto, voglio solo un abbraccio. Che poi a cosa serviva rapire Dio? Merce da contrabbando. Come può Dio essere merce da contrabbando? Vabbè, lasciamo perdere. Ora tu ti giri e dici ad Ara che ha appena fatto la sua barca. Ma... Ara, Adri voleva dirti una cosa. Ecco, no, io... Sono l'unica a vedere arcobaleni che escono dalla saliva di Chu. Oh, non sei assolutamente l'unica. Ci sono davvero un sacco di fantastici arcobaleni. Ara, Adri ti ha catafacciato la barca. La mia... barca! Tu vuoi morire? Tu vuoi morire, sporco infame! Sangio, aiutami! Lascia stare, approfittane. Ara, ti prego, smettila. Ara, aiutami. Ricostruirò la barca con le tue ossa! Ara... E tu chi saresti? Non credere che io sia un nemico proveniente dalla serie precedente, venuto qui per pareggiare i conti. Eh no, io sono ovviamente il nuovo barista. Capisco. E dov'è il vecchio barista? È in cantina legato e imbavagliato. Immagino si stia divertendo. Comunque, cosa avete da bere? Ara... Ti prego! Che succede? Hai massacrato Chu pensando che fosse Adri. Oddio, Chu, scusami, non volevo! Forse è il caso di andare a confortare un po' Dio, che dici? Vado. E Chu, che succede? Dov'è il bagno? Le scale in fondo a sinistra. Volevo qualcosa di un po'... Abbiamo una birra molto vendicativa. Una birra alla spina facilmente riconoscibile. Andare in bagno? Cosa vuoi che sia? Basta identificare il cavetto giusto. Oh mamma. Dio? E dai, devi riprenderti. Non puoi continuare a bere le tue stesse lacrime col pretesto che fungano da birra. Dio? Non volevo prendere parte a tutto questo. Mi hanno usato come merce da contrabbando, Ara, capisci? Dai, Dio, ora è tutto finito. Birra all'humus? Nah, non mi piacciono quegli intrugli vegani. Una maledetta birra al cianuro palesemente proveniente da un altro agglomerato? Facciamo per un bicchiere d'acqua. Ok, basta. Calmarsi e camminare lentamente. Devo arrivare all'ottozza prima che sia troppo tardi. Dio, hai bisogno di prenderti una pausa. Cos'è? È un buono per una vacanza di 7 giorni in una fantastica isola nel mare dell'Ovest. Ara. Io? Grazie! Grande grazie, Dio, su con la vita! Grazie, wow. Grazie! Quando parte la nave? Proprio adesso! Vado subito! Addio! In che situazione miserabile sono finito? Ah, per favore, non frizzante, che punzecchia la lingua! Mi prendi per il culo! Va bene, iniziamo. Ehi,
Crep, stai bene? Yeah. Oh beh, che brutta situazione. Da qui non possiamo far nulla. A proposito, ma è Chu? Faceva male. Aspetta, e questo era anche peggio. Non reggerà ancora per molto. Dobbiamo fare qualcosa. Se Chu non si fa vivo, siamo nei guai. Guarda, ma anche mezzo morto va bene. E Chu? È mezzo morto sul serio. Prima di tutto. Ho capito, mi allontano. Che vuoi fare? Addio. Auguri per il viaggio. Sono vivo! È vivo? È vivo! E questo ci insegna l'importanza di indossare caschetti al lavoro. Anche se lavori alle poste? Anche se lavori alle poste. Non è possibile.